e della diffusione dei contagi parliamo adesso in videocollegamento con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, ben ritrovato su Rai News 24. Dunque, leggere questi numeri, li abbiamo visti in apertura di giornale, numeri quotidiani che hanno delle lievi oscillazioni, non si coglie il trend che offre un periodo più ampio. Ecco, che cosa ci dice questo trend? Ce lo spieghi. Noi come Fondazione GIMBE ormai dai primi di aprile facciamo un monitoraggio settimanale proprio per neutralizzare queste oscillazioni che sono anche molto tampone dipendente, soprattutto nei weekend. In estrema sintesi, cosa è successo? Se nelle prime 3 settimane di luglio il numero dei contagi settimanali, dei nuovi contagi, oscillava intorno a 1.400, quindi 200 contagi al giorno, a partire dall'ultima settimana di luglio questo numero è cresciuto progressivamente fino a raggiungere nell'ultima da noi monitorata 9.015 contagi. Questo aumento dei contagi è dovuto fondamentalmente a due cose. La prima è che cerchiamo di più il virus perché sono stati aumentati in maniera importante il numero dei tamponi. Il secondo è che è aumentato il rapporto tra casi positivi e casi testati. Era 0,8 quelle 3 settimane di luglio di cui parlavamo poco fa, e nell'ultima settimana è del 2-3%, cioè significa che da un lato cerchiamo più il virus, dall'altro invece c'è una maggiore circolazione del virus stesso. Tutto questo si riflette anche sui casi ospedalizzati, perché noi partivamo dalla fine di luglio, quando avevamo 749 pazienti ricoverati con sintomi. Nell'ultimo periodo da noi monitorato, questi sono passati a 1.380. Nei 6 giorni, diciamo, che ci distaccano dal 1° settembre, siamo arrivati a 1.719. Analogamente, dicasi per le terapie intensive, che hanno raggiunto un minimo storico di 40, sono passate a 107, adesso sono 142. Quindi quello che sappiamo è che l'accumulo dei casi positivi a poco si riflette poi anche sui pazienti ricoverati con sintomi e quelli in terapia intensiva. Ecco, l'obiezione di chi minimizza questa ripresa dei contagi è che troviamo tanti positivi soltanto perché facciamo molti tamponi, mentre nel periodo più critico della pandemia quelli con pochi sintomi neppure venivano testati. Ecco, adesso li andiamo quindi a cercare. Questo dovrebbe tranquillizzarci? Ma ci deve tranquillizzare nel senso che noi adesso stiamo andando a guardare quello che è questo enorme iceberg di soggetti contagiati sotto il pelo dell'acqua, cosa che facevamo nei mesi difficili della pandemia quando andavamo a testare soltanto la punta dell'iceberg, cioè i pazienti molto più gravi. È evidente però che se si accumulano il numero dei casi che noi andiamo ovviamente a identificare come nuovi contagi, questi a poco quando incontrano poi una persona suscettibile, un soggetto anziano con un pluripatologico, ovviamente determinano dei casi che non sono più asintomatici, ma possono portare queste persone in ospedale, come stiamo vedendo dalla lieve, come dicevo poc'anzi, risalita della curva, che non desta preoccupazione in termini di sovraccarico ospedaliero, ma che va tenuta sotto controllo perché è in costante ma lieve aumento. Secondo Altems, l'altra scuola della Cattolica, finora sono stati spesi 300 milioni di euro tra tamponi e test. È davvero sostenibile economicamente uno screening a tappeto della popolazione e soprattutto quale senso ha dal punto di vista epidemiologico? Ma lo screening a tappeto è molto difficile immaginarlo, non tanto per ragioni economiche quanto pratiche, perché immaginare di fare il tampone a tutti è impossibile da sempre. Quello che è invece necessario è identificare quali sono nei vari momenti storici dell'epidemia le categorie a rischio nelle quali c'è una maggiore probabilità di soggetti positivi. Ecco, oggi per esempio sappiamo che l'età media è scesa molto, quindi ecco, immaginare che si possa offrire il tampone ai giovani che in particolare hanno frequentato discoteche piuttosto che locali di movida, questo potrebbe permettere di identificare un numero di casi maggiore, anche perché circa un terzo dei casi identificati dallo screening, un terzo dei casi attraverso il contact tracing, quindi il contatto dei soggetti positivi, e un terzo dei casi asintomatici, quindi sintomatici. Quindi noi dobbiamo cercare di potenziare quella che è l'attività di screening, ma non a caso, ma andando a identificare quelle che sono delle aree piuttosto che delle categorie di popolazione più suscettibili al contagio. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto all'Italia il grande impegno e le decisioni adottate durante la pandemia che comunque hanno salvato molte vite. Eppure le polemiche su quelle decisioni proseguono. Lei come le valuta? Ma guardi, le polemiche che sono state conseguenti alla pubblicazione degli atti del Comitato Tecnico Scientifico sono assolutamente, a mio avviso, strumentali. È un po' come leggere qualcosa dopo che si sono prese le decisioni, un po' come guardare una partita di calcio alla moviola piuttosto che decidere di assegnare un rigore attraverso il VAR, quindi il sistema tecnologico. Quello che sicuramente è certo è che probabilmente si poteva anticipare quello che era il periodo del lockdown piuttosto che l'estensione, ma il dato di oggi, cioè che
che in tutta Europa l'Italia è il paese che, nonostante la ripresa del contagio, è quello tra i paesi messi meglio, ci dice che se è stato fatto in Italia un lockdown molto prolungato e molto rigoroso. Poi è evidente che in una situazione di emergenza, con quella dove si è decisa, se si vogliono fare delle strumentalizzazioni politiche, fanno parte di questa sfera, ma sicuramente non di quella della scienza e del monitoraggio dell'epidemia. Proprio oggi è uscito il vostro rapporto sulla mobilità sanitaria che riguarda il 2018. 1 milione di persone dal sud del nostro paese si sono spostate verso Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana. Un giro di 4 miliardi 600 milioni. A parte interventi davvero di alta specializzazione, questa mobilità sanitaria è giustificata? Ma guardi, è molto difficile effettuare questo tipo di valutazione. Noi purtroppo abbiamo a disposizione soltanto i dati quantitativi, cioè quali sono i saldi attivi e quelli negativi delle regioni, cioè i crediti e i debiti, da cui poi viene fuori che il saldo complessivo premia prevalentemente quattro regioni, quindi la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Veneto. Ma volendo entrare poi nel merito di quelle che sono le specifiche tipologie di prestazioni, è necessario dover disporre di dati molto più analitici, che al momento non sono pubblicamente disponibili, ma abbiamo richiesto. È evidente che i cittadini hanno il diritto di spostarsi in un'altra regione per interventi di alta specializzazione, ma quando questo spostamento avviene per prestazioni che dovrebbero, diciamo, essere eseguite nel proprio territorio di residenza, è una spesa importante sia dal punto di vista del servizio sanitario, ma sia soprattutto da parte delle famiglie che devono ovviamente andarsi a curare fuori da casa. Grazie Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, per essere stato con noi.